Sono Carlo Bernardini, ho aderito a questa iniziativa Pink is Good della Fondazione Veronesi nell'ambito della ricerca medica per la possibilità di creare una sinergia tra la ricerca in campo artistico e la ricerca medica. Io lavoro con la fibra ottica e questo lavoro è un light box, un'opera in cui attraverso un diaframma che è l'optical lighting film posto davanti alla fibra ottica si crea uno spazio illusorio all'interno del perimetro dell'opera. Normalmente il mio lavoro è basato su installazioni ambientali che creano un rapporto tra il reale e l'illusorio, di linee di luce che passano tra gli spazi e altre che sono posizionate sulle superfici degli spazi. In questa opera si crea la stessa cosa in una dimensione interna al volume del light box e vi sono delle linee di luce ed altre linee che sono invece illusorie e frutto di questo rapporto e di filtro che l'OLF, la superficie OLF, crea con le fibre ottiche. L'idea nel mio lavoro è quella di trasformare lo spazio che lo contiene nell'opera stessa, ossia ciò avviene a maggior ragione in un light box, ma ciò deve avvenire o avviene anche negli spazi ambientali, gli spazi grandi in cui il lavoro si pone come uno spazio attraversabile, uno spazio permeabile, dove la persona può modificare le sue coordinate percettive del luogo passando all'interno dell'installazione. La tematica del mio lavoro è intorno a quelle che possono considerarsi nella fisica le dimensioni invisibili, le dimensioni che possono esistere al di là di una realtà apparente, di una realtà percepibile ai nostri occhi, e che i nostri occhi teoricamente non vedono, essendo la nostra percezione normalmente basata sulle tre dimensioni dello spazio. E la mia installazione di luce, annullando la luce reale ed esprimendosi nel buio, tende a creare altre coordinate percettive, altre forme dello spazio che apparentemente potrebbero esistere, ma che nella realtà vengono appunto materializzate dalla luce.